versato sangue per amore. E ha guardato il vecchio mondo, vogliamo ripartire. Seguendo Cristo insieme a Pietro, riascendo la fede. Parola di Dio si ritrova, e crescendo siamo qui. Sotto la stessa luce, sotto la sua croce, cantando ad una voce. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Fratelli e sorelle, ringraziamo il Signore per questa serata così bella, dove il Signore è uscito fuori dal paradiso, che è la Chiesa, per venire sulla terra. Per venire in mezzo a noi. È un'occasione bellissima, importantissima, dove il Signore si vuole mostrare e non si mostra nella potenza, come voi già sapete, ma si mostra nell'umiltà di un pezzo di pane, dove noi possiamo accoglierlo, dove noi possiamo vederlo e dove noi ci possiamo raccontare. Cuore a cuore ti parlerò. E allora vuole essere un momento di adorazione tra il silenzio, tra i canti, tra la riflessione, dove noi facciamo sintesi di tante cose, ma in primis della misericordia di Dio. Questa adorazione, anche in preparazione un po' all'anno che verrà, all'anno della misericordia, vuole dire tanto. Primo, che noi lo ringraziamo della sua misericordia, di aver pazienza con noi, con le nostre fragilità, con i nostri errori. E lo ringraziamo perché sappiamo che è un Padre misericordioso, come vedremo. E poi per le meraviglie che fa nella nostra vita. Stasera è una meraviglia. Stasera è una meraviglia che siete tutti quanti qua. È volere di Dio, è volere della Madonna. E allora noi lo ringrazieremo per le grandi meraviglie che sa fare e gli lasciamo fare. E allora questa adorazione la vivremo con intensità. Ognuno porterà il suo cuore davanti a Gesù e parlerà con Lui e gli dirà l'amore che prova e gli dirà le sue sofferenze, le sue gioie, sapendo che davvero Dio sicuramente farà di più perché non si lascia vincere in generosità. E allora, prima di accoglierlo, adesso reciteremo sia l'invocazione allo Spirito Santo, poi faremo qualche canto allo Spirito Santo e dopo accoglieremo il nostro Gesù che viene nell'umiltà del pane. Tutti quanti insieme diciamo: vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, Datore dei doni, vieni, Luce dei cuori, Consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo. Nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto, o luce altissima, il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, ciò che è arido, sana ciò che è sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato, dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni, dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. Ci sediamo.
Aiutaci a riempirci di te, Spirito Santo. Amore di Dio, passione di Dio, tu che infiammi il cuore dei santi, tu che infiammi il cuore dei martiri, infiamma il nostro cuore, riempilo di luce. Aiutaci a predisporre i nostri cuori alla tua presenza. Tu che sei la misericordia infinita, e ci accetti per quel che siamo, e ci trasformi con il tuo amore. Vieni, Santo Spirito, fa che sappiamo accogliere come tabernacoli viventi la presenza di Gesù fatto pane. Vieni, vieni, Signore. Vieni, Santo Spirito. Thank you.
Santo Spirito, scendi qui in mezzo a noi. Desideriamo essere guidati da te. Insegnaci ad amare come te. Guidaci. Guidaci negli spazi di Dio. Dove l'attenzione all'altro è più importante di qualsiasi legge. Vogliamo essere riempiti da te, Santo Spirito. Siamo qui riuniti per invocarti, per chiederti il tuo aiuto. Sii tu la nostra guida stasera. Siamo senza di te. Donaci occhi nuovi per poter vedere in quel piccolo pezzo di pane che tra poco arriverà qui in mezzo a noi, poter vedere Cristo, poterlo vedere e sentire dentro di noi, nel nostro cuore, quel battito. Come un grido dice: sono qui che ti amo. Ma senza di te, Santo Spirito, non possiamo fare nulla. Prendi tu il comando e non saremo delusi. Scendi, Santo Spirito. Adesso i diaconi sono andati a prendere il Santissimo, noi l'accoglieremo. In profonda preghiera, con la gioia di vedere il nostro Signore, colui che desideriamo vedere, ascoltare, sentire, assaporare tutti i giorni. Adesso qui, questa grazia così grande, Lui che si affaccia dal cielo per noi, per te, fratello mio, per te, sorella mia. E questo è grande, perché Lui che è l'Onnipotente si abbassa fino a noi, che siamo piccoli, siamo miseri, ma con tanto desiderio di amarlo e di essere amati da Lui. Thank you.
sia lodato e ringraziato in ogni momento. Sia lodato e ringraziato in ogni momento. Sia lodato e ringraziato in ogni momento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Grande tu sei, Signore, e compi meraviglie, tu solo sei Dio. E adesso, tutti quanti insieme, reciteremo la preghiera che l'angelo del Portogallo chiese, insegnò ai bambini di Fatima ogni volta che si trovavano alla presenza di Gesù e Eucaristia, insieme e sottovoce. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Ti chiedo perdono per coloro che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, io ti adoro profondamente e ti offro il preziosissimo corpo, sangue, anima e divinità presente in tutti i tabernacoli della terra, in riparazione degli oltraggi, dei sacrilegi e delle indifferenze con cui egli stesso viene offeso, e per i meriti infiniti del suo sacratissimo cuore e del cuore immacolato di Maria, io ti chiedo la conversione dei poveri peccatori. E adesso, in silenzio adorante, ognuno di noi si presenta davanti a Gesù, così come siamo. Sedetevi.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo si avvicinarono a Gesù tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. I farisei e gli scribi mormoravano dicendo: costui accoglie i peccatori e mangia con loro. Ed egli disse loro questa parabola: un uomo aveva due figli. Il più giovane dei due disse al padre: padre, dammi la parte di patrimonio che mi spetta. Ed egli divise tra loro le sue sostanze. Pochi giorni dopo, il figlio più giovane, raccolte tutte le sue cose, partì per un paese lontano e là sperperò il suo patrimonio, vivendo in modo dissoluto. Quando ebbe speso tutto, sopraggiunse in quel paese una grande carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora andò a mettersi a servizio di uno degli abitanti di quella regione, che lo mandò nei suoi campi a pascolare i porci. Avrebbe voluto saziarsi con le garrube di cui si nutrivano i porci, ma nessuno gliele dava. Allora ritornò in sé e disse: quanti salariati di mio padre hanno pane in abbondanza e io qui muoio di fame. Mi alzerò, andrò da mio padre e gli dirò: padre, ho peccato verso il cielo e davanti a te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi salariati. Si alzò e tornò da suo padre. Quando era ancora lontano, suo padre lo vide, ebbe compassione, gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò. Il figlio gli disse: padre, ho peccato verso il cielo e davanti a te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Ma il padre disse ai servi: presto, portate qui il vestito più bello e fateglielo indossare. Mettetegli l'anello al dito e i sandali ai piedi. Prendete il vitello grasso, ammazzatelo. Mangiamo e facciamo festa, perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita. Era perduto ed è stato ritrovato. E cominciarono a far festa. Il figlio maggiore si trovava nei campi. Al ritorno, quando fu vicino a casa, udì la musica e le danze. Chiamò uno dei servi e gli domandò che cosa fosse tutto questo. Quello gli rispose: tuo fratello è qui e tuo padre ha fatto ammazzare il vitello grasso, perché lo ha riavuto sano e salvo. Egli si indignò e non voleva entrare. Suo padre allora uscì a supplicarlo, ma egli rispose a suo padre: ecco, io ti servo da tanti anni e non ho mai disobbedito a un tuo comando, e tu non mi hai mai dato un capretto per far festa con i miei amici. Ma ora è tornato questo tuo figlio, il quale ha divorato le tue sostanze con le prostitute. Per lui hai ammazzato il vitello grasso. Gli rispose il padre: figlio, tu sei sempre con me e tutto ciò che è mio è tuo. Ma bisognava far festa e rallegrarsi, perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. Parola del Signore. Gloria a te, oh Cristo. Sia lodato Gesù Cristo. È molto bello quello che si vede stasera, che i cristiani stiano davanti al loro Signore. E il Vangelo di oggi ci dice una cosa molto importante. Gesù, avete sentito all'inizio del Vangelo, in quel tempo si avvicinarono a Gesù tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. Fratelli e sorelle, Dio non sceglie già i santi, Dio sceglie i peccatori,
Dio sceglie chi sta lontano. Dio ha un cuore grande più dell'universo. E allora quando Gesù parla, parla a tutti quanti, non parla a una categoria di persone, non parla già a chi si crede santo o arrivato, ma parla a me, parla a me, parla a te. E allora noi ci possiamo avvicinare, fratelli e sorelle, tutti quanti ci possiamo avvicinare. Nessuno deve dire il mio peccato è così grande che Dio non mi ascolta più, che io non mi posso avvicinare a Dio. E allora ecco questa parabola bellissima e magnifica. Fratelli e sorelle, leggiamo il Vangelo che è un qualcosa di incredibile. Davvero Dio racconta il suo cuore, davvero Dio racconta il cuore di ognuno di noi. E presenta questa parabola a chi? A tutti quanti noi. E ci dice, prima di incominciare questa parabola, vieni, 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 io ti aspetto, vieni. Non avere paura mai, mai. Anche se il tuo peccato è rosso come lo scarlatto, io lo farò diventare bianco come la neve, dirà il profeta Isaia. E allora ecco che pronuncia questa parabola, bellissima, di questi due fratelli. Vedete, l'umanità è fatta di fratelli. Dio, quando noi recitiamo il Padre Nostro, noi diciamo Padre Nostro, ciò vuol dire che siamo fratelli, non lo dobbiamo mai dimenticare, e la tua sofferenza mi appartiene, mi fa soffrire, la tua gioia è la mia sofferenza deve essere anche la tua. Non bisogna mai odiarsi, fratelli e sorelle, perché l'odio non porterà da nessuna parte. L'odio distruggerà solo. È l'amore quello che fa veramente fiorire il deserto. E allora ecco che Gesù dice questa parabola bellissima. Di questi due fratelli, il più giovane aveva il desiderio della felicità. Questa felicità che tutti quanti desideriamo, tutti. Chi è che non la desidera? Scommetterei che qualcuno dicesse no, io non voglio essere felice. Chi? Ognuno cerca la felicità, come questo giovane. Questo giovane crede, forse è sicuro, non lo so, forse l'hanno convinto, forse gli amici, forse quello che gli girava attorno, che la felicità stava altrove, in altre cose. E ha detto, padre, padre, dammi quello che mi spetta, dammi quello che mi è dovuto. Ecco un'altra cosa importante, fratelli e sorelle, siamo davanti a Gesù, vedete quello che noi stiamo facendo qua? Voi lo sapete, sembra tutto scontato, ma in altre parti del mondo non si può fare, non si può fare. Signore, noi ti ringraziamo per stasera. Stasera è un grande dono, stasera, un grandissimo dono che solo un giorno capiremo. Dammi quello che mi spetta, padre, me ne voglio andare, la felicità è altrove. E il padre, che è la misericordia, è l'amore, è la libertà. Dio ci lascia liberi, fratelli tutti, cristiani e non. Dio ci lascia liberi. E questo ci fa somiglianti a lui. Tieni, figlio mio, tieni tutto, anche il mio cuore. Portati anche il mio cuore, con dolore, ma portati anche. Credi che la felicità sia in altre cose? Bene, vai, ti lascio libero. L'amore lascia sempre liberi. Se uno è costretto ad amare, quello non è amore, quello non è fede. E il ragazzo se ne va convinto, convinto, convinto di trovare la felicità. E vediamo che Gesù ci racconta che questo giovane, convinto che avendo un qualcosa di soldi, danari in tasca, credendo che questo potesse soddisfare questa sete, ma chi è che non ha sete dell'infinito? Chi? Chi? Tutti quanti abbiamo sete di questo infinito, di questo amore che non finisce mai. Vi ricordate Mosè? Mosè quando vide questo roveto, questo albero che si infiammava e non si spegneva, perché? Perché l'amore di Dio che quando infiamma i cuori non si spegnerà mai, e questo è il desiderio che tutti quanti noi abbiamo.
E forse era il desiderio del giovane, ma forse non ha capito che si trovava alla casa del padre. E va via, e spende tutto, tutto, perché aveva sete, aveva fame di felicità, ma ha visto che i denari, tutto quello che lui pensava, forse il potere, non lo so, tutto quello che la vita ci offre e ci seduce, finisce, finisce. E noi ci rendiamo conto che ci troviamo immerso, noi per i credenti di qualsiasi religione, diciamo immersi nel peccato. E ci ritroveremo soli, perché le cose, fratelli e sorelle, i danari, il potere, tutto quello che volete, ci lasciano sempre con l'amaro in bocca, ci lasciano sempre a dire, ma io ho di nuovo sete, ho di nuovo sete. E allora questo ragazzo che ha speso tutto, perché si vedeva anche tanti amici attorno, credendo che l'amicizia, l'amore, il bene si può comprare, non si compra. Non si compra per un piatto di lenticchie. Nessuno, nessuno, nessuno. Non vi fate comprare per un piatto di lenticchia, mai. E allora capisce. Capisce perché poi che cosa succede? La vita ti fa vedere che quando tu pensavi che la felicità erano i soldi o erano qua altre cose, altre cose, altre cose, ognuno sa, bene, resti da solo. Resti da solo. Coloro che sembravano essere amici, coloro che sembravano che volevano dividere, come si dice, il sonno con te, la vita con te, ti abbandonano. Perché non hai più niente da offrire. E tu capisci allora che la felicità non era questo. Non era questo. La felicità non sono le cose. Davvero, fateci caso. Noi vogliamo sempre di più, ma non per un fatto egoistico. Perché noi abbiamo veramente sete e fame di un qualcosa che ci deve riempire, ma le cose non ci riempiono. E questo ragazzo, dopo che aveva speso tutto, dopo che aveva dato tutto, abbiamo sentito, no, con una vita da dissoluto, solo, sporco, affamato e con l'anima un po' così. E capisce, benedetta carestia, avete sentito? A un certo punto venne una grande carestia, cioè il sole, implacabile come in questi giorni, non faceva piovere, bene, non si mangiava, non si beveva. Chi aveva quel poco se lo teneva per sé. E quando lui ha bussato alla porta degli amici, convinti che erano amici perché aveva qualcosa di soldi in tasca, bene, gli hanno chiuso la porta, gliel'hanno chiusa la porta. E lui si è visto solo. E allora è rientrato dentro di sé. Qualcuno potrebbe dire, ma è opportunismo questo. No, Dio usa tutto per farti tornare di nuovo a Lui. Questo giovane si ferma e capisce l'errore grande che ha fatto, l'errore, fratelli, che tutti quanti noi facciamo quando ci allontaniamo da Dio. Dice, ma che cosa ho fatto? La felicità era a casa mia. Mio padre mi amava, mio padre mi ama. E io che cosa ho fatto? Ho cercato altrove. Nella droga, nel potere, nei soldi, nella lussuria, in quello che volete voi. Ma che cosa ho fatto? Sono rimasto solo. Il peccato fa restare solo, fa restare soli. Sai che cosa farò? Approfitterò. Fratelli e sorelle, approfittiamo della misericordia di Dio. Approfitterò, andrò da mio padre di nuovo, perché so che mio padre è buono. So che mio padre è buono e gli dirò, Signore, padre, padre, perdonami. Perdonami, ho sbagliato verso il cielo, verso di te. Pensavo, mi hanno illuso, mi hanno sedotto. Fratelli e sorelle, questo mondo seduce, mi hanno sedotto. E mi sono lasciato sedurre in negativo, no? Geremia lo dirà in positivo. Signore, tu mi hai sedotto. Il mondo mi ha sedotto. Prendimi con te, prendimi con te. Lo so, non merito di essere figlio, non lo merito, almeno come servo, almeno come garzone. Però tienimi con te, perché un po' di sicurezza io ce l'avrò con te.
fuori ormai sono in balia dei lupi, in balia dei lupi. E questo giovane ritorna. Ritorna, si prepara tutto il discorso da fare al padre, questo padre che probabilmente non si è mai stancato di stare alla finestra e vedere, avete visto, ci sono le immagini, no? E vedere questo figlio da lontano. Fratelli e sorelle, fratello e sorella, Dio ti sta aspettando. Dio ti sta aspettando, ma non per punirti, adesso lo vedremo, non per punirti, per amarti. Io non sono venuto per i sani, ma per gli ammalati. Non sono venuto per i giusti, per i peccatori, è venuto per me. Fratelli e sorelle, è venuto per me Ernesto Miele, è venuto per te. E allora quando il padre l'ha visto da lontano, è sceso lui, Dio scende sempre, l'amore si fa sempre piccolo, l'amore si fa umile, l'amore fa il primo passo, è sceso il padre, ma vi ricordate i nostri padri patriarcali, no? Chi padre mai correva incontro al figlio? Tu devi venire. Invece Gesù che cosa ci dice? Che Dio sta là, ansioso, e appena ti vede scende, scende, l'amore scende, scende, va nella melma, va a prendere questo figlio sporco, puzzolente, senza i sandali, senza l'anello al dito, che è il segno della dignità dei figli. Gli corre incontro. Il figlio ancora non aveva capito fino in fondo l'amore del padre. Si prepara tutta la storiella che doveva dire al padre. Il padre non gli fa dire nemmeno una parola, nemmeno una. Lo abbraccia, fratelli e sorelle, lo abbraccia. Non gli fa la ramanzina, non gli dice ma che cosa hai fatto, ma hai visto che cosa. Lo abbraccia, fratelli e sorelle, segni di misericordia, diamoci misericordia. Diamoci il perdono. Tuo fratello aspetta un abbraccio da te. Tua sorella aspetta un abbraccio da te. Daglielo. Daglielo. E fatelo anche dare. Perché fratelli e sorelle, l'amore e la misericordia vinceranno il male. L'amore e la misericordia. E non altro. Questo Dio ha abbracciato il suo figlio, non gli ha fatto dire niente, perché Dio sa, lo sa che il nostro cuore com'è, l'amore supera e lo ha abbracciato. Il figlio, padre, ho peccato, ho sbagliato, sai, così, pensavo, credevo, mi hanno illuso, mi hanno illuso. Figlio, non mi interessa nulla della tua vita passata, di quello che pensavi. L'unica cosa che mi interessa è che tu oggi sei qui e ti posso abbracciare. Ti posso abbracciare. Fratelli e sorelle, Dio non vuole essere abbracciato e non vuole abbracciare per forza. Ti posso abbracciare perché ti stai lasciando abbracciare. Lasciati abbracciare da Dio. Lasciamoci abbracciare da Dio, perché Lui lo sta aspettando. Perché non lo fai? Perché non lo fai? Perché? Eri morto, dirà questo padre, perché il peccato uccide, l'odio uccide, ma sei tornato in vita. Eri perduto, tu t'eri perduto. E sei ritornato. E la gioia è grande, fratelli e sorelle, è grande quando Dio vede un uomo, una donna che torna, torna. Mi viene da fare la battuta, sta casa aspetta a te. Ed è così, ed è così, ed è così, fratelli e sorelle, è così. Torna. È tornato. E si è sentito abbracciato. Presto, dirai ai servi. Lui voleva dire, trattami come il cameriere di casa. No, 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 no. Tu, e ce l'ha con te, eh? Ce l'ha con te, ce l'ha con te, ce l'ha con te. Tu sei figlio. Non sei un servo.
Tu sei unico, sei irripetibile. Mettetegli i sandali ai piedi, segno di dignità. Mettetegli l'anello al dito, segno della regalità e dell'essere figli del padrone, del Signore. Dategli l'abito più bello, perché Dio ti vuole rivestire di nuovo. Dio ti vuole rivestire di nuovo. Lasciati rivestire da Cristo e non da altre cose, e non dall'odio, perché l'odio è un qualcosa di bruttissimo. Tutti i peccati ci saranno perdonati, ma quando uno odia e si ostina ad odiare, è lui che si vuole, o lei che si vuole allontanare da Dio. Perciò fratelli e sorelle, fratello e sorella, non odiare mai, non odiare mai, perché non lasci che Dio ti abbracci, ma sei tu, non lui, sei tu. E c'è un abbraccio, facciamo festa, c'è festa, c'è festa. Però vedete, e questo è brutto, tornano a casa, c'è il fratello che è stato sempre a casa, che ha lavorato, ha fatto tutto, tutti i comandi del padre, bellello, tutti i comandi del padre, quando sente la festa, non partecipa alla festa. Ma guarda un po', non si partecipa alla festa. Ma come mai non si partecipa alla festa? Come mai non si partecipa alla festa, alla gioia? Perché? Perché? Cosa sta succedendo? Che cosa sta succedendo? Tuo fratello è ritornato. Tuo padre l'ho riavuto. E c'è gioia grande. Tutti quanti stiamo gioiendo per questo. Lui, ci dice il Vangelo, non entrò. Non entrò, eppure era il buono, eppure era il bravo, ma non voleva condividere la gioia del padre. Ma come mai? Fratelli e sorelle, si può stare con Dio, ma non si può amare come Dio. Si può stare con Dio, ma non si può amare, non si vuole amare come Dio. Il padre esce e chiudo, fratelli e sorelle. Questo è l'inizio della misericordia per noi. Papa Francesco lo farà a dicembre, noi lo facciamo adesso. Il padre esce. Figlio, che cosa c'è? Ma come, è tuo figlio? L'ultimo ti ha trattato a pesci in faccia, se n'è andato, addirittura ti ha chiesto l'eredità, e di solito l'eredità si chiede quando uno è morto, te l'ha chiesto prima, e tu che fai? Lo accogli di nuovo, lo accogli di nuovo. Sì, sì. Sì, perché sono fatto così. Sei invidioso del cuore buono di tuo padre? Perché? Questo tuo figlio era morto ed è tornato in vita. Ma sai che cosa significa passare l'eternità senza averti con me? Ma sai che cosa significa? Era perduto e l'ho ritrovato. Bisognava far festa. Fratello, sappi una cosa, io lo dico per me tutti i giorni perché sono peccatore. Quando noi ci lasciamo abbracciare dal Padre, gli angeli in cielo fanno baldoria, fanno chiasso dalla gioia. Intanto, purtroppo, la parabola finisce così e questo ci deve far riflettere. Noi non sappiamo se il figlio, l'altro figlio, è entrato poi a far festa. E qui c'è una tristezza enorme. Chi si credeva buono non ha avuto la capacità di perdonare il fratello. Il padre è stato offeso dal fratello più piccolo che se n'è andato. Il padre aveva un cuore grande. Signore, ti chiediamo tanta misericordia. Se noi che ci crediamo buoni, io, sacerdote che mi credo buono, e non so avere misericordia del mio fratello, di chiunque esso sia, e sto fuori la porta e non gioisco con te, Signore, perdonami. Fammi perdere per essere ritrovato, perché la gioia di sapere che questo Dio sta lì e non aspetta altro di essere abbracciato è grande. Diceva Sant'Agostino, attenzione a quello che dico, vorrei quasi peccare solo per un motivo, per sentire l'abbraccio e l'amore di Dio per tutta l'eternità. Vorrei quasi peccare. Signore, siamo qui. Non sappiamo se siamo il piccolo figlio o il figlio maggiore.
L'unica cosa che sappiamo è che tu c'hai un amore grande per ognuno di noi. Veniamo a te, vogliamo essere abbracciati. Tutto il resto non conta, perché nel momento in cui tu ci abbracci, la nostra vita cambierà. Perché sapremo abbracciare anche gli altri e il tuo amore passerà anche attraverso di me. Non starò con te, ma amerò come te. Sia lodato Gesù Cristo. E adesso grazie Signore Gesù. E
adesso. Reciteremo questa preghiera di Sant'Agostino, che è molto bella, che Sant'Agostino fece quando dal peccato lui incontrò Cristo e la sua vita cambiò, la sua vita si trasformò. E allora la reciterò da solo, perché voglio che l'ascoltate bene e ognuno la deve fare sua. Tardi ti amai, tardi ti amai, bellezza infinita. Tardi ti amai, tardi ti amai, bellezza così antica e così nuova. Eppure, Signore, tu eri dentro di me, ma io ero fuori. Deforme com'ero, guardavo la bellezza del tuo creato. Tardi ti amai, bellezza infinita. Tardi ti amai, tardi ti amai, bellezza così antica e così nuova. Eri con me, e invece io, Signore, non ero con te. Le tue creature mi tenevano lontano, lontano da te. Tardi ti amai, bellezza infinita. Tardi ti amai, tardi ti amai, bellezza così antica e così nuova. Tu mi chiamasti e la tua voce squarciò la mia sordità. Tu balenasti e fu dissipata la mia cecità. Tardi ti amai, bellezza infinita. Tardi ti amai, tardi ti amai, bellezza così antica e così nuova. Tu esalasti il dolce tuo profumo ed ho fame e sete di te. Mi hai toccato, ecco, ora io anelo alla tua pace. Tardi ti amai, bellezza infinita. Tardi ti amai, bellezza così antica e così nuova. Ci mettiamo in piedi. Il Cristo vuole che tutti gli uomini siano salvi. Preghiamo perché si compia il disegno della sua misericordia. Diciamo insieme: attira ogni essere a te, Signore. Benedetto sii tu, Signore, che a prezzo del tuo sangue ci hai riscattati dalla schiavitù del peccato. Attira ogni essere a te, Signore. Dona la tua grazia al nostro vescovo Angelo e a tutti i vescovi della Chiesa, perché dispensino i tuoi misteri nella letizia e nel fervore dello Spirito. A quanti cercano la verità, concedi la gioia di trovarla. Soccorri gli orfani e le vedove, gli emarginati. Accogli i defunti nella Gerusalemme del cielo. Se qualcuno vuole dire una preghiera, ecco, è il momento giusto per dirla davanti al nostro Signore. E tutti quanti ci prenderemo qualche minuto
diremo ascoltaci, oh Signore. Vorrei pregare per tutto il popolo di Casandrino, anche per tante persone che sono venute da fuori, perché veramente il Signore ci faccia sentire l'abbraccio della sua misericordia, per quante volte siamo caduti o possiamo cadere, ecco, sentire forte la sua misericordia e il desiderio di tornare indietro, cioè di tornare dal Padre e sentire questo abbraccio che non finisce mai. Preghiamo. Ascoltaci, oh Ascolta. Signore, mettiamo a te, davanti a te, tutte le nostre preghiere, le nostre suppliche, sicuramente qualcuno ha qualche persona cara che forse ha bisogno di preghiere per il corpo, per lo spirito, per la psiche, per tutto, per il lavoro, per la casa, per avere un po' di dignità. Signore, non ti dimenticare nessuno. Apri i cuori di tutti, apri i cuori di coloro che possono dare lavoro, apri i cuori dei nostri politici che ci aiutano a vivere meglio, sempre di più, questa vita sulla terra. Preghiamo anche per tante persone che sono sole nelle case, anziani, ammalati, che mai nessuno va a trovare. Vado io, Signore, vado io, oggi voglio essere la misericordia. Per queste persone, misericordia significa anche amore, non significa soltanto perdono. Vado io, una carezza, un sorriso, una speranza. Ecco, Signore, vogliamo mettere tutto davanti a te. Chi ha avuto lo sfratto, chi sta per strada, per i nostri fratelli di altre religioni, per tutto. Signore, noi ti preghiamo perché ci sia la pace in questo mondo che ha bisogno di pace. Mettiamo tutto ai tuoi piedi, mettiamo tutto nel tuo cuore. E mettiamo anche le persone che ci fanno soffrire molto. Sappiamo che veramente, se loro si lasciassero toccare, se noi ci lasciamo toccare da te, il nostro cuore sicuramente cambierà. E allora, ecco, vi è stato dato come segno queste immaginette, dove c'è una semplice preghiera, ma se la reciterete ogni giorno, sentirete questo abbraccio del Padre, specialmente quando possiamo cadere nell'errore, nel peccato, e sentire davvero così forte questo amore di questo Dio che scende da casa sua per abbracciare. Non vuole sapere altro, sa solo che ti ha visto, sei di nuovo suo. E allora tutti quanti reciteremo questa preghiera e poi dopo diamo la benedizione e il canto finale. Padre, non sono degno, ma mi prendo lo stesso il tuo abbraccio, la tua veste nuova, la tua festa. Sono l'eterno mendicante, l'eterno ingannatore. Sono la tua agonia, sono la tua gioia, sono il tuo figlio. Amen. Tantum ergo sacramento veneremur cernui ed anticum documentum novo cedat ritui prestet fides supplementum sensum defectui. Genitori, genitoque.
et jubilatio, salus honor virtus quoque, sic te benedizio, procedenti ab utroque, comparsit laudatio. Amen. Preghiamo. Signore Gesù Cristo, che nel mirabile sacramento dell'Eucaristia ci hai lasciato il memoriale della tua Pasqua, fa che adoriamo con viva fede il santo mistero del tuo corpo e del tuo sangue per sentire sempre in noi i benefici della redenzione. Tu che vivi con Dio Padre e lo Spirito Santo nei secoli dei secoli. Amen. Dio sia benedetto. Dio sia benedetto. Benedetto il suo santo nome. Benedetto il suo santo nome. Benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo. Benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo. Benedetto il nome di Gesù. Benedetto il nome di Gesù. Benedetto il suo sacratissimo cuore. Benedetto il suo sacratissimo cuore. Benedetto il suo preziosissimo sangue. Benedetto Gesù nel santissimo sacramento dell'altare. Benedetto lo Spirito Santo Paraclito. Benedetta la Gran Madre di Dio, Maria Santissima. Benedetta la sua Santa Immacolata Concezione. Benedetta la sua gloriosa Assunzione. Benedetto il nome di Maria, Vergine e Madre. Benedetto il nome di Maria, Vergine e Madre. Benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo. Benedetto Dio, nei suoi angeli e nei suoi santi. Grazie Signore.
Ringraziamo il Signore, vi voglio dire un mio peccato. Bene, io avevo preso 200 sedie e ho detto chissà, e come al solito Dio mi fa fare un sacco di figuracce, e ne dovevo prendere di più, perché Dio non si lascia vincere nella sua provvidenza e nella sua generosità. Io proporrei questo, se Dio vuole e se voi volete, l'anno prossimo ripetere questa bellissima esperienza con Gesù in mezzo a noi. Che dite? Sì. Io vi ringrazio dal vero cuore, ringrazio la Madonna, perché questo è stato soltanto ed esclusivamente volere di Dio. Buona e santa notte. Se mi fate la cortesia almeno di accumulare le sedie e di darci una mano. Buona e santa notte.